E non so neanche come sincronizzare se non fare così. Pa 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 pa. Ciao bambini, questo è Electric. Posso fare solo una roba, ti giuro, non ti tolgo il cappello. Però se tu lo girassi un po' così ci sono anch'io. Esatto, ecco. Oggi video leggero, ok? Video sciarro. Puoi mettere lezioni anche a me, Sasha? No. Sei sicuro di volerle? Chi mi conosce meglio tra queste tre persone? Io no. Tecnicamente chi mi conosce da più tempo è Sasha. Chi mi conosce poi a metà da più tempo è Sabrina. Ma chi potrebbe battere la concorrenza è qui presente. Perché, ma nel miglior tempo lui ti ha conosciuto di più di tutti. Ma è da vero. Non è vero. Dormite insieme da mesi. Ma basta. Ma da conosce Kaiwa. Senza perdere altro tempo, io farò delle domande e loro dovranno rispondere con la loro lavagna. Quindi iniziamo da una cosa molto semplice. Come mi chiamo e anche il cognome incluso, ok? Conta. Ma no, ma non siamo presentati. Ok, chi siete voi? Ciao, io sono Sasha. Ciao, sono quella che ti spamma bene nei video sempre e che hai fatto tanti iscritti grazie a lei. Un po' modesta, eh? Giusto, però. Ricorda di darmi dei punti. Io sono Ciulietto, faccio la nonna Ciulè. Ah, io sono quello che ti fa dormire a casa mia. Bene, quindi come mi chiamo? Il mio cognome incluso deve essere ben scritto. Oh, yeah. Non te lo dico, vincerò io questa sfida. Nome e cognome? Sì. Pronti? E secondo nome? No, Bella. No, no, ha cambiato. Direttore, ha cambiato. Non è vero. Ho modificato il cognome. Girate, vediamo. Felipe Juan Echeverri. Io Felipe Cuban Echeverri. Felipe Mario Echeverri. Io scritto... sono l'unico che l'ha pronunciato bene. Lei ha scritto Echeverri. Come si pronuncia, Giulio? Echeverri. Echeverri. Sì, grazie al cazzo. Io. Sì, ma lei che cosa aveva scritto? Dite Echeverri. Da dove? Con aveva scritto la pare. L'ho visto il guarda. No, non ha neanche cancellato. C'è scritto nel mio cavolini che sei Echeverri. Aveva scritto Echeverri. Perché questa maiuscola e questa minuscola. Era una niente stories, Peo. Cos'è che ti ha scritto? E c'è bene. Quindi io darò per ora un punto ad ognuno, anche come incoraggiamento. Dai, per una diciamo lettera, così. Una io non posso, non mica confuso Giugno con Ferragosto. Io darò un cuoricino a Giulio, un cuoricino a Sabrina e un cuoricino. Che bello! A il mio lo puoi fare più grande, è rosa. No. Seconda domanda, quanti anni ha il sottoscritto? Tan ta ta. Vai. Oh, no, che 28. Oh, shit. Oh, non vale. Vabbè. E allora ne metto 35. No, dai 15 ai 30. Perché dipende dal mese. Per me è 28, ma se l'ha già compiuto sono 29. Allora, io posso dare sicuramente mezzo cuore. Un cuoricino a Giulio e a Sabrina. Ma la mia e risposta Sabrina. È 28. E mezzo cuoricino. Ma no. Ma scusa, se hai dato Echeverri a lei prima, dai un cuoricino. Ho capito, ma io ho sbagliato di una lettera. E lui ha sbagliato di un numero. Tocco blu, non gioco più. Tocco giallo. Tocco giallo, ti rimetto in ballo. Tocco giallo, ti rimetto in ballo. Non copiare. Secondo voi, terza domanda. Quanto peso? Chi si avvicina di più? Oh, Sasha sì. Mi ha insegnato una chi roba. Chi si avvicina di più? Sasha l'altra volta guarda mi ha detto copia che ha giusto. Io ho scritto per primo, ci terrei una precisarlo. Una roba tipo altezza, peso, un pochino di più. Animo. Ma da conosce Kaiwa. Io provo con 83, troppo. 79. No, però 79. Perché continui a cancellare? Non ho cancellato niente, ho scritto 79. Ti ho visto benissimo. Va bene, è 78. L'ultima volta che mi sono pesato. Quanto tempo fa? Purtroppo, una settimana fa, pesavo 83. Nessuno quindi. Sabrina, ah, chi si avvicina di più qui? Eh sì, ma lei c'ha pure preso. Ho scritto! Ah, preso. Sai perché? Perché Sasha l'altra volta mi ha detto. Un cuoricino. Mi ha detto che tipo un peso giusto per una persona equivale all'altezza. Forse un 80 dovrebbe pesare 70. Esatto, meno un po'. Però io ho pensato che facessi palestra, quindi ho detto sarai alto almeno 1,80 m. Palestra. Però fai palestra e quindi ti ho aggiunto 3 kg. Palestra? Hai capito. Nelle ginocchia. Ma Sasha, se vuoi ti aggiungo un'altra tetta. Così. Sei un tritetta. Non gioco più. Tocco blu non gioco più. Tocco giallo ti rimetto in ballo. Non voglio. Dove? 5. Sono nato. La città? A Cuba. Città e paese. Non vale. Non vale neanche googolare? No. Possiamo googolare? No. Non so la geografia. Vabbè. No. Sasha. Non gioco più. Dagli un quarantino, dai. Ma dai. In Abruzzo. Dai amore! E dite la vostra? No, perché se no tu la scrivi. Dacci questa conferma che non sei nato in Italia. Non sono nato in Italia. Io intanto
Abbellisco il disegno. Così ti dà brutto. Io ho messo Colombia, Bogotà e Cuba. Ecco il nome, Bogotà. Anche io, Colombia, Bogotà. Beh, Bogotà volevo scriverlo. Sapevo solo scritto è Bogotà. Allora, io posso dare un cuore a Giulio. Sto a vedere il mio metodo, sto a vedere. Scusa, io ho scritto anche Cuba. Un cuore a Sabrina. Non so come va. Dagli il cuore, dagli il cuore. Oh, ma che cos'è? Ma che cos'è questo gioco? La capitale della Colombia. Un cuore. Capitan Colombia. Un cuore a Sasha. Scusa, io ho scritto anche Cuba. Dammi il cancellino. Cosa c'entra Cuba con la Colombia? Perché lui è cubano. Giusto, perché sei anche cubano. Signore. Ma non è nato in Cuba. Vai. In Cuba. In Cuba. Cuba libera. Ciao Dago. Perché mi hai fatto le cose d'Angeletti? In generale. Mi annoiavo adesso. Signori, cosa preferisco io tra cane e gatto? Questo deve essere pronti perché saranno domande conseguenziali. Ok. Cane, Kirk, Zelda, Bianchina, il coniglio. Ma che c'entra? Che c'entra? E per farti vedere quanto ne so della tua vita. Io non lo sapevo. Cane, allora. Tre cani, però io ho Kirk, Zelda, Bianchina. Un cuoricino. San tutti i nomi. Però a me fa il cuore che brilla. Oh, no, non gli fare nessuno. No, deve essere solo che brilla. Ma ah, perché? Perché gli ho detto Bianchina, Kirk. Ma Bianchina non c'entra niente, è un coniglio. Togli quel brillio non, perché ha detto no. Che è un coniglio. Sì, detto io, che è un cane. Io dico ho che detto anche che era allora un la prossima volta scrivo che è un figlio. Ok. Qual è la mia passione? La mia passione più grande, qual è? È facilissimo. Allora, ci sono certe cose che magari non vi racconto. Aspetta, riformula la domanda. Ah, tu qual è la mia passione più grande? Il disegno. Vai. Io sto ancora scrivendo, cazzo tu che hai detto disegno. Sto ancora scrivendo. Io ho messo video games. Aveva messo questa lui. Anime, figa, disegno e palestra. In effetti il mio hobby preferito è fare bambini. E il disegno. Ma che non ha senso. Stai perso. Ma era ovvio che era il disegno. Ma era ovvio, ma appunto, ma ti dice. L'ho scritto. Ma ci potrebbe essere. Oh, l'ho scritto. Ma soprattutto mezzo cuore a Sasha. Ma anche a me. Ma che c'entra? Era scontato il disegno. Ma quando io disegno, cosa preferisco disegnare più di ogni cosa? Fatto. In generale. Io voglio doppio punto per questo, se indovino. Ok. Boh, non ne ho idea. Io vado con personaggi degli anime. Donne anime che white sozze. Anime. Donne, bastava dire le donne. Quindi? Donne. Quindi Giulio. Ho un cuore perché. Ma davvero cioè disegnare le donne? Ti piace disegnare kawaii e zozze, non dire puttanate. Zozze, ma davvero no. Sì. Le donne? Donne in generale. Era da doppio punto hai detto questa. Io pensavo gli animali. Guarda questa caso. Era da doppio punto. Se arriva un super tuber femmina io sono contentissimo. Sì, okay. Ma io vorrei ribadire che era da doppio punto e ho ricevuto un cuore. Te ne hai messi due? No. Io l'ho già visto che gli hai messi due. No, messi due. No, adesso io ne ho messi due. Io non gioco più. Basta. Vabbè, diamo un altro mezzo cuore a Sasha. Grazie. Marco tu, ma lui sta andando di cuori finti. Ok, questa può darsi che la sappia forse solo Giulio. Che strano. Sasha è difficile che la sappia. Basta. Però se indovino sono due per me allora. Se indovino sono due. Due. Qual è il mio colore preferito? Questo basta vedere mezzo video mio, qualche disegno mio su Instagram, proprio. Un è difficile, colore. Io non la so. Non sa. È vero. Non mi hai detto il io mio colore. Io siccome non la so ho messo nero. Non è nero. Tu Giulio? Io rosa, perché uso sempre i filtri rosa, metto gli zaini rosa, le maglie rosa, le felpe rosa. Perché disegna la roba da donna? Arancione. È rosa. È rosa, un cuore a Giulietto. Wow. Usa sempre quel filtro rosa schifoso nei suoi video. Per ok, esempio. Ma pensavo perché facesse le robe mie. Ma no! Io sto cancellando a mani da un'ora, vorrei che apprezzaste anch'io. Questa qua. Anche io, guarda. Non è vero, tu hai il cancellino lì. Sì, adesso, guarda le mie dita. Sono più viola delle tue. Da visualizzare il mio Instagram, una vaga predominanza del rosa. Ok. Io mi ricordo che okay. Ah, le ultime due. La prima è, ho fratelli e sorelle? Se sì, quanti? Questo bah, è difficile. In Colombia si fa tanto. Ah, anche quelli colombiani? Sì. Sì, vabbè, che ne so io. Allora che mica sei? Chi mi conosce meglio? Sì, vabbè, ma tu non ci parli di queste cose. Invece sì. Ma io non ti ascolto, probabilmente quando ecco, lo dici. Ecco, vedi, amica numero uno. Sasha potrebbe saperlo perché gliel'ho raccontato mentre che dipingevamo il muro. Veramente? Sì, anche lui non mi ascoltava a quanto pare. Giulio. No, ricordo qualcosa della tua vita, però. A me no. Infatti l'ho aggiunto. A me non l'hai mai detto. Allora. Vai. È tre e un padre lontano. Ti ha chiesto però femmine maschi.
Non femmine, cioè numero 3. Ah, sì. Chi vi dico, se 3 quante femmine? Un totale. Di queste 3 quante femmine? Una. Io invece vado con 2 femmine e un maschio. Il maschio è in Italia. 2 femmine e un maschio. E le femmine il sono una. Il maschio si chiama Giancarlo. Aspetta, intanto il 3 l'avete aggiunto quando? No, perché questo qua l'ho messo io. No, io l'ho scritto. Voi un fratello, 2 sorelle, dopo. Poi qui 2 femmine. 2 femmine e un maschio. Sono 4 femmine e un maschio. Ah. Mi sono perso due. Anch'io due ho perso femmine. 2 femmine. Chi si è avvicinato di più, però? Sì, abbiamo 2, 3. Off, non darò niente a nessuno. No, non gioco più. Ho tutti. Ah, tanto questa è l'ultima. Non vedo il mio cuore. Devo dare un cuore a tutti? A tutti. Cioè, devo darlo. Cosa cambia? Cosa cambia? Dallo. Ok. Un altro cuore. Ok, questo lo dovete sapere tutti. E vale 2. Questo vale 4. Cosa? Posso vincere? Questo me lo sentite dire una volta a settimana, ogni volta che ci vediamo. Ok. Qual è il mio drink preferito? Vabbè. L'ordino ovunque andiamo, l'ho ordinato ieri sera all'Old World West, lo prendevo sempre al buo e la patata. Pace all'anima loro. Se è particolare non lo so. E in Toscana è l'unico posto in cui ha un nome questo drink. Se no devo sempre spiegarlo. Eravamo sempre noi 4 quando l'ho ordinato in Toscana e mi hanno detto: lo sai che si chiama così? E tu, wow, qui ha un nome. Ne ho aggiunto uno. Io penso che prenda lo spritz con del bianco. Giulia? Campari più vino bianco fermo. Spritz sbagliato. Beh, perché sbagliato. Abbiamo detto tutti la stessa cosa. Spritz con bianco? No, perché potrebbe essere Aperol, potrebbe. Questo è il più corretto. Campari con del vino bianco fermo. Proprio questo, io chiedo questo. Mi fa un bicchiere di Campari lo con del vino bianco fermo. E sappiate che in Toscana lo chiamano chiodino, quindi si può evitare tutta sta manfrina. Detto questo, Giulio prende 4 cuori. Cosa? 1, 2, 3, 4 cuori e una stella grassa. E poi Sabrina prende una luna. Io non gioco più. Grazie. E Sasha prende un cuore, due i cuori che prende Sasha, guarda. Ma è andato in testa! Guarda che roba, vince Sasha, finisce così. Questo magnifico video, signori. Non mi è chiaro. Sapevo di conoscerlo meglio. La dinamica di questa vittoria non mi è ancora chiaro. Se avete ancora bisogno di una dose del vostro caro zippo di quartiere, potete cliccare uno di questi due bella. Video e iscrivervi qui su e soprattutto accendere la campanella, perché è importante. Questi sono i miei è importante piedi. Accendere la campanella, molto importante. Spegnetela. Vi saluto. Addio.